Un saluto a tutti gli amici di Le Fonti TV, benvenuti a questa nuova puntata della rassegna stampa Legal, la trasmissione dedicata alla rassegna stampa della omonima rivista Legal che potete trovare ogni mese in edicola nel tradizionale formato cartaceo oppure online nel formato digitale. Una rivista dedicata soprattutto al mondo legale e la sfoglieremo partendo come di consueto dalla copertina, anzi in particolar modo proprio in questa puntata andremo a confrontare due copertine, la copertina di chiusura del 2019, quindi dedicata a dicembre 2019, con la copertina di apertura del 2020 del doppio numero gennaio-febbraio. In particolar modo sono due copertine molto importanti in quanto, come po tra poco vedremo, mettono in evidenza quelli che sono stati gli studi top e le boutique top del 2019. Ma a questo punto non mi resta che introdurre qui in studio al mio fianco, come sempre, Gabriele Ventura, vice direttore dell'omonima rivista Legal. Ciao Gabriele. Ciao Simone, un saluto ai nostri spettatori. Dunque, Gabriele, iniziamo subito a guardare, se sei d'accordo, la copertina, dare uno sguardo alla copertina di dicembre della rivista Legal, dove, come si vede in sovraimpressione, è dedicata agli studi legali al top del 2019. Parlaci un po' di questa copertina e di cosa, insomma, contiene la rivista Legal del numero di dicembre. Ecco, il numero di dicembre, che appunto è quello di chiusura dell'anno, l'abbiamo dedicato proprio agli studi che hanno fatto le maggiori operazioni nel corso dell'anno. E abbiamo fatto una sorta di ranking per quanto riguarda appunto gli studi più attivi, e al primo posto si è classificato Allen & Overy, che è uno studio particolarmente specializzato nel capital markets, lato debt, e per cui ha fatto anche comunque soprattutto delle operazioni diciamo che riguardano i maggiori bond che sono stati emessi nel corso dell'anno, a partire dal bond team da 1,25 miliardi di euro, ma anche i covered bond da 1 miliardo di euro di Intesa San Paolo e così via. Al secondo posto si è classificato Bonelli Erede e al terzo posto Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. E abbiamo fatto anche proprio un overview rispetto al mercato del 2019, vedendo appunto anche i settori legali più attivi. Il corporate M&A è stato quello dove si sono registrate le maggiori operazioni dal punto di vista appunto del valore e dell'importanza, con il 25% del mercato, a seguire banking and finance con il 20% e il capital markets appunto con il 16%. Grazie Gabriele, poi naturalmente all'interno della rivista ci sono tutta una serie di approfondimenti proprio su questo, quindi sugli studi, sulle loro operazioni più rilevanti di tutto il 2019. Ovviamente poi troverete anche altri articoli di attualità, approfondimenti normativi, come di consueto, insomma, vi invitiamo anzi a sfogliare la rivista, sia che potete trovare, come già detto, nel formato cartaceo, nelle edicole oppure online. Non mi resta che a questo punto aprire dare uno sguardo invece alla copertina del numero di Liga di gennaio-febbraio del 2020, una copertina di apertura proprio di questo nuovo anno. Anche qui la scelta editoriale è stata proprio quella di andare a dare uno sguardo e rilievo a quelle che sono le boutique, possiamo definirle forse emergenti, partendo da quello che hanno le operazioni che hanno concluso proprio nel 2019. Ecco, parliamo con Gabriele di quest'altra copertina così importante, che però è dedicata, come già detto, alle boutique, non più agli studi, ma a una realtà, delle realtà che sono brillanti, professionisti comunque di rilievo, ma che hanno una struttura più contenuta. Esatto, se abbiamo dedicato l'ultima copertina dell'anno alle law firm, insomma come vengono definite, gli studi legali d'affari, multi-practice e via dicendo, abbiamo dedicato invece la prima copertina del 2020 agli studi specializzati, e dividendo appunto in vari settori, cioè abbiamo analizzato le eccellenze nel diritto penale, nella consulenza alle imprese, nel loro sostegno all'internazionalizzazione, nel settore bancario, nel lavoro, distinguendo poi la parte dedicata agli avvocati giuslavoristi e anche uno studio che si occupa proprio di selezione
degli avvocati per gli studi legali, fino poi al diritto amministrativo e anche al diritto del turismo, che in questo periodo, insomma, è anche purtroppo in voga per via appunto di tutte le cancellazioni che riguardano i voli e i treni per via dell'emergenza sanitaria di questi giorni, di questi mesi. Grazie, grazie Gabriele. Diamo allora insieme l'appuntamento alla prossima puntata con una rassegna della rivista Legal del numero di marzo. Grazie a te Simona e un saluto ai nostri telespettatori. Restate qui con noi sulle fonti TV.